Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Apsazolidox. A cosa serve? Apsazolidox 500 mg/g è un medicinale veterinario a base del principio attivo doxiciclina, appartenente alla categoria degli antibatterici tetraciclinici e nello specifico tetracicline. È commercializzato in Italia dall'azienda Andres Pintaluba SA. Apsazolidox 500 mg/g può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria DLGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Andres Pintaluba SA, concessionario. Andres Pintaluba SA, ricetta. RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria DLGS 218-2023. Principio attivo: doxiciclina. Gruppo terapeutico: antibatterici tetraciclinici. Forma farmaceutica: polveri orali. Confezioni: Apsazolidox 500 mg/g sacco da 1 kg. Principio attivo: ogni grammo contiene doxiciclina 500 mg, equivalenti a 580 mg di doxiciclina iclato. Eccipienti: disodio ed etato, e 386, acido tartarico, saccarina sodica. Indicazioni: polli, broiler, colibacillosi e malattie respiratorie croniche causate da batteri sensibili alla doxiciclina. Suini, suini da ingrasso. Complesso delle malattie respiratorie del suino causate da Pasteurella multocida e Mycoplasma pneumonia e sensibili alla doxiciclina. Conigli. Trattamento e metafilassi delle infezioni causate da Pasteurella multocida sensibile alla doxiciclina. Prima del trattamento metafilattico deve essere stabilita la presenza della malattia nella mandria. Controindicazioni: non usare in caso di ipersensibilità alle tetracicline e barra o ad uno degli eccipienti. Non usare in animali affetti da disturbi renali o epatici. Posologia: da somministrare per via orale mediante l'acqua da bere. Polli, broiler: 7, 5, 15 mg di doxiciclina barra chilogrammi pc barra giorno, equivalenti a 15, 30 mg di prodotto barra chilogrammi pc barra giorno, per 3, 5 giorni consecutivi. Suini, suini da ingrasso: 10 mg di doxiciclina barra chilogrammi pc barra giorno, equivalenti a 20 mg di prodotto barra chilogrammi pc barra giorno, per 5 giorni consecutivi. Conigli: 60 mg di doxiciclina barra chilogrammi pc barra giorno, equivalenti a 120 mg di prodotto barra chilogrammi pc barra giorno, per 5 giorni consecutivi. L'assunzione di acqua medicata dipende dalle condizioni cliniche degli animali. Per ottenere il dosaggio corretto, è possibile che la concentrazione nell'acqua da bere debba essere adattata. La dose giornaliera esatta deve essere calcolata servendosi della formula seguente sulla base della dose raccomandata non ca copyright del numero e del peso degli animali da trattare. mg di prodotto barra litro di acqua da bere barra giorno uguale a mg di prodotto barra chilogrammi pc barra giorno a peso corporeo medio, chilogrammi, degli animali. Consumo medio di acqua al giorno per animale, litri. Per assicurare un corretto dosaggio, il peso corporeo deve essere determinato il più accuratamente possibile per evitare il sottodosaggio. Gli animali da trattare devono avere a disposizione un accesso sufficiente all'impianto di abbeveraggio per garantire un consumo d'acqua adeguato. Durante il periodo di trattamento, gli animali non devono avere accesso ad altre fonti d'acqua oltre all'acqua medicata. L'acqua da bere medicata deve essere preparata fresca ogni giorno. L'acqua medicata non deve essere preparata o conservata in un contenitore di metallo. Al termine del periodo di trattamento, l'impianto di abbeveraggio deve essere pulito adeguatamente per prevenire l'assunzione di dosi subterapeutiche del principio attivo. Ove richiesto, si raccomanda di preparare una presoluzione concentrata e di diluirla ulteriormente alle concentrazioni terapeutiche. La massima solubilità del prodotto in acqua è pari a circa 200 g/L alla temperatura ambiente, circa 20 gradi. La massima solubilità può ridursi considerevolmente a basse temperature, la massima solubilità a 7,5 g/L a 5 gradi. Avvertenze: l'assunzione dell'acqua medicata da parte degli animali dipende dalle condizioni cliniche degli animali. Se l'assunzione di acqua nei suini e nei conigli dovesse risultare insufficiente, sarà necessario trattare gli animali per via parenterale. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:
evitare la somministrazione in dispositivi di abbeveraggio ossidati. L'acqua medicata deve essere preparata subito prima dell'uso. Il prodotto deve essere utilizzato in accordo con i risultati delle prove di sensibilità dei batteri isolati negli animali. In alternativa, qualora ciò non fosse possibile, il trattamento deve basarsi sui dati epidemiologici locali, regionali, a livello di allevamento, sulla suscettibilità dei batteri interessati. A causa della variabilità, temporale e geografica, della sensibilità dei batteri alla doxiciclina, altamente raccomanda di eseguire un campionamento batteriologico e test di sensibilità dei microrganismi isolati dagli animali malati presenti nell'allevamento. È stato documentato un elevato tasso di resistenza alle tetracicline di E. coli isolato da polli. Pertanto, il prodotto deve essere usato per il trattamento di infezioni causate da E. coli solo dopo aver condotto test di sensibilità. Poiché a copyright l'eradicazione dei patogeni bersaglio potrebbe non essere conseguita, il trattamento con il medicinale deve essere associato a buone pratiche di gestione degli animali, ad esempio adottando una buona igiene, una ventilazione corretta ed evitando il sovrappopolamento. Il prodotto deve essere utilizzato nel rispetto delle politiche antimicrobiche ufficiali, nazionali e regionali. Eventuali difformità rispetto alle modalità di impiego del prodotto riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, RCP, può provocare un aumento della prevalenza dei batteri resistenti alla doxiciclina e la diminuzione dell'efficacia del trattamento con altre tetracicline a causa della potenziale resistenza crociata. Tempi di sospensione. Suini da ingrasso. Carne. 2 giorni. Polli, broiler. Carne. 7 giorni. Uova. Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per consumo umano. Conigli. Carne. 4 giorni. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.